Saluti da Red della Sfoglia, Beniamino Baleotti e da Nuncash Cooking, la nuova linea di prodotti per reteggere superfici a contatto con gli alimenti. Oggi vi insegnerò una ricetta a contatto, una ricetta antichissima, la torre di tagliatelle. Prendete i mattarelli che iniziamo! Per questo tipo di ricetta abbiamo bisogno di tre impasti diversi: la frolla, la sfoglia e l'impasto di mandorle. Quindi è bene detergere il piano di lavoro tra una preparazione e l'altra. Usate il nuovo Nuncash Cooking sgrassante, date una spruzzata sul piano di lavoro, con la spugna umida detergete e questo vi permetterà un diretto contatto con gli alimenti. Ora che il piano è pronto, iniziamo proprio dalla frolla. Quindi prendete 200 g di farina e li posizionate sopra il vostro marmo. Ci andiate poi ad aggiungere 90 g di zucchero e 90 g di burro a pezzetti, possibilmente a temperatura ambiente. Lavorate bene questi ingredienti fino a che non otterrete delle belle briciole. Andate a lavorarlo bene con tutta la farina e lo zucchero. Aggiungete anche un cucchiaino di lievito per dolci e una presina di sale giusto per darci un po' di saporino alla nostra frolla. Una volta che avete ottenuto questo bello composto sabbioso di questi bricioloni così grossi, aggiungete un uovo intero. Con una forchetta lo lavorate ben benino, abbastanza velocemente, in maniera tale che il burro non si scaldi troppo, fino a che non avrete ottenuto una massa bella compatta. Prendete poi un pochino di scorza di limone e l'aggiungete al vostro impasto. Cercate di raccogliere ben bene tutte le briciole che avete sparse sopra il vostro marmo e una volta ottenuto la frolla potete subito lavorarla tra due foglie di carta per preparare la base per la nostra torta di tagliatelle. Noi utilizzeremo una tortiera per 12-14 fette di torta, insomma, di crostata, dai 24-26 cm di diametro. Stendete su due foglie di carta forno con il mattarello la frolla, facendo ben ruotare pianin pianino in maniera tale che la nostra frolla prenda la forma della tortiera. La nostra tortiera antiaderente la andiamo a ricoprire con la frolla appena tirata. Andiamo ad adagiare bene i bordi e lavoriamo un pochino con le mani da permettere appunto un'uniformità di spessore e di forma. E la base per la vostra torta di tagliatelle è pronta. È arrivato il momento più interessante della ricetta, quello di preparare la pasta fresca al mattarello. Io ovviamente la sfoglia l'ho già preparata, per rivedere il passaggio dell'impasto andate a riguardare la ricetta delle tagliatelle al ragù. Metto un po' di farina sopra l'asse. Appiattisco bene la sfoglia e col mattarello ovviamente vado a tirarla pian pianino, continuando a farla girare sempre nella stessa maniera, nello stesso verso, così da poterla far diventare bella sottile, perché per queste tagliatelle da mettere sulla nostra torta ci vuole una sfoglia che sia abbastanza sottile. Una volta che avete tirata dal giusto spessore, voi la fate riposare o sopra l'asse oppure sopra un burrasso o uno strofinaccio pulito, perché per tagliare, per ottenere le tagliatelline per la nostra crostata, ci vuole la sfoglia mediamente asciutta. Questa è pronta, io la metto a riposare e incomincio a fare le taglioline. Ora che la nostra sfoglia si è ben asciugata, noi andiamo a tagliare e ricavare le nostre tagliatelle. La mettete per il senso della lunghezza, perché a noi bolognesi le tagliatelle piacciono belle lunghe. Se doveste servire, ci mettete sopra una spolveratina veloce di farina, arrotolate la prima metà dall'alto fino al centro, in questa maniera, e poi il basso lo andate ad arrotolare fino alla metà superiore. Poi, tra una piega e l'altra, mettete ancora un po' di farina per evitare che magari vi si attacchi se fosse ancora un po' umidina. E con la coltella a lama piatta andate a ricavare tante tagliatelle. In questa maniera. Che siano dai 6 mm agli 8 mm di larghezza, non di più. Queste tagliatelle non le andremo a chiudere a nido come abbiamo fatto per le tagliatelle per il ragù nella ricetta di prima, perché queste tagliatelle andremo a posizionare sopra direttamente la pasta di mandorle che tra un po' faremo e poi metteremo subito in forno, quindi non c'è bisogno di andarle a chiudere a nido. Ragazzi, io sono pronto, andiamo avanti con la pasta di mandorle. Abbiamo bisogno di 150 g di mandorle ridotte a farina da miscelare con 150 g di zucchero semolato bianco. Lo andiamo ad aromatizzare con una bustina di vanillina e poi andiamo ad aggiungere 100 g di burro a temperatura ambiente, possibilmente, che così riuscite a lavorarlo bene mentre lo impastate.
andate bene a miscelare con le mandorle e lo zucchero. Aggiungete poi 100 g di farina 00 e per compattare il tutto abbiamo bisogno ovviamente di 2 albumi. Deve venire una pasta di mandorle bella morbida e soffice. Vedete? Eccolo qui. Prendete la frolla con la vostra tortiera, ci andate ad adagiare sopra la vostra bella pasta di mandorle e andate a livellare bene con il cucchiaio. Prendete le vostre belle tagliatelline già pronte, le andate a posizionare sopra a modi di raggiera, a modi di nido, mettendo tra uno strato all'altro di tagliatelle un pochino di zucchero a velo e ciuffetti di burro che la rendono più croccante e dolce. Ricopriamo con altre tagliatelle, da fare in circa, appunto, come dicevo prima, un 2-3 strati, altro zucchero a velo e altro burro. Guardate mo che bel nido di tagliatelle che è venuto, verranno croccantissime e dolci. La mettete in forno a 170-180 gradi, non di più perché sennò vi si imbrunirebbero troppo le tagliatelle, per circa mezz'ora 40 minuti. Vedete insomma se la frolla si sia ben cotta e anche un attimino la vostra pasta di mandorle. Se dovesse servire abbassate un pochino la temperatura a 160 per magari una cottura di 50 minuti. Io adesso la metto in forno perché non vedo l'ora di gustarmi a questa bella crostata. Sentiste che profumino? È anche bella caldina, aspettate, ecco, pronti. Finché ancora bella calda, voi cosa fate? Prendete la mandorla amara, ce ne vuole circa un bicchiere, a seconda che lo vogliate più o meno saporito e alcolico. Andate a spruzzarlo sopra la vostra torta e poi un'altra bella spolverata di zucchero a velo. E la vostra crostata torta di tagliatelle è pronta. Io la faccio freddare un attimino, anche tutta una notte. Poi la tagliamo a fette, non vedo l'ora di mangiarmi una fetta. Ci vediamo dopo. Sentite com'è bella croccante. Una frolla morbidissima, una pasta di mandorle goduriosa e queste tagliatelle croccanti sopra che sono la fine del mondo. Beh, lasciatemi solo con la mia crostata. Alla prossima.